per la penisola sorrentina, per Sorrente e per la libreria Tasso avere un vivo della letteratura italiana, un pluripremiato autore che per presentare qui a Sorrento il suo nuovo libro, un titolo veramente poetico, infatti come ci ha detto prima nell'intervista è il verso di una poesia che l'ha colpito e che gli sembrava molto adatto, il bordo vertiginoso delle cose per raccontare questa storia. Dici che cosa provi, che emozione provi ogni volta che presenti un nuovo libro, come un figlio di carta, dicevo Oriana Fallaci. L'emozione più intensa, devo dire, è quando si finisce di scrivere un libro, quando si arriva a presentarlo. In realtà è passato tanto tempo, se ne è parlato tanto, a volte dal punto di vista dell'autore anche troppo, e allora quell'emozione è un po' consumata, ma quello che si prova quando si scrivono le ultime parole e si ha l'impressione di essere arrivati alla fine di un viaggio è veramente difficile da descrivere. Un'altra piccola domanda, un autore pluripremiato, un autore estremamente prolifico, un fiore all'occhiello della letteratura italiana, qual è stato il premio che ti ha più emozionato dei tantissimi che hai ricevuto in questa tua fortunata carriera? Non vorrei apparire retorico, però i premi più belli sono quelli di professoresse che dicono che ci sono dei loro alunni che non hanno mai letto un libro e che hanno cominciato leggendone qualcuno dei miei e hanno voluto continuare, o gente che diceva di aver smesso di scrivere, di leggere, scusate, e di aver ricominciato a farlo con i miei. E una cosa che mi colpì enormemente fu di una donna che mi raccontò di aver aspettato fuori dalla sala operatoria del marito che si operava di una malattia grave, leggendo un mio libro, e disse di essersi dimenticata di tutto per il tempo di quella lettura. Devo dire, queste sono cose veramente molto molto superiori a vincere dei premi. Grazie, il vero senso della letteratura. Grazie. Grazie.